Grazie Greta, ancora una volta buonasera da parte mia a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che mi onorano e onorano la nostra azienda della loro presenza. Cercheremo sicuramente di contraccambiare dando il meglio di noi stessi. Un argomento importante nell'ambito del diritto processuale sportivo, perché oggi parliamo della procedura davanti a quella che qualcuno impropriamente, forse sul piano tecnico, ma efficacemente sul piano descrittivo e linguistico, ha ribattezzato come la procedura al cospetto della Corte di Cassazione dell'ordinamento giuridico sportivo. È impropria, dicevo e ribadisco dal punto di vista tecnico, questa classificazione, ma da un punto di vista invece descrittivo, lessicale, linguistico, allegorico, è molto felice perché in effetti il collegio di garanzia dello sport del CONI è proprio l'organo di ultima istanza nell'ambito della giustizia sportiva nazionale, è l'organo di legittimità, come vedremo fra un attimo parlando segnatamente della sua giurisdizione, è l'organo al quale confluiscono tendenzialmente nella sua composizione contenziosa, e di quello discuteremo stasera, le controversie che sono state decise in tutti i gradi endofederali, quindi in tutti i gradi della giustizia sportiva di ogni singola federazione sportiva nazionale. È l'effetto devolutivo che si verifica al cospetto del collegio è proprio quello di legittimità, come avviene nell'ordinamento giuridico dello Stato con riferimento alle pronunce dei giudici di merito che vengono gravate al cospetto della Corte Suprema di Cassazione. Ma di che cosa parleremo? Vedete già nella diapositiva introduttiva un breve sommario. Inizieremo esaminando la giurisdizione del collegio, poi andremo a segmentare le varie fasi del procedimento: fase introduttiva, fase quindi iniziale, fase istruttoria, fase di articolazione dei mezzi di prova e fase di discussione vera e propria, e fase decisoria, la fase delibativa nella quale appunto il collegio assume i propri provvedimenti. E poi una chicca, un quid pluris, una sorta di regalo che abbiamo voluto riservarvi. Parleremo anche di una procedura particolare che è stata introdotta da pochissimo e riguarda le controversie tra corpi dell'ordinamento giuridico sportivo, cioè federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Orbene, queste controversie hanno una corsia decisoria ad hoc, perché vengono risolte attraverso una procedura arbitrale. Perché è stata introdotta questa procedura arbitrale? Per, come dire, snellire determinate controversie che hanno una forte caratterizzazione di tipo politico e quindi per cercare di rimediare al più presto a queste liti che poi hanno dei risvolti anche sull'organizzazione dell'ordinamento giuridico sportivo, però attraverso una procedura non propriamente aggiudicativa, perché si tratta di un arbitrato che prevede al proprio interno anche delle finestre conciliative, quindi una sorta di MEDARB, una sorta di procedura a metà strada tra la mediazione e l'arbitrato. E questa appunto è una chicca di cui andremo a parlare poi in coda. E allora partiamo e iniziamo proprio dalla giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Teniamo a mente quella definizione un po' impropria, ma
efficace sotto il profilo linguistico di Corte di Cassazione dello Sport, Corte di Cassazione dell'ordinamento giuridico sportivo. Beh, è proprio così sul piano argomentativo, perché siamo comunque al cospetto di un giudice di legittimità. E dunque, il collegio di garanzia dello sport del CONI, che ora potremmo anche semplicemente definire come collegio di garanzia o addirittura semplicemente come collegio per brevità, ha un nome lungo, quindi dobbiamo evidentemente semplificare, rappresenta, costituisce l'organo di giustizia sportiva di ultimo grado. Diamo anche delle coordinate per quanto concerne le fonti che utilizzeremo, e quindi in particolar modo il codice di giustizia sportiva del CONI, dove troviamo disciplinata la giurisdizione del collegio al disposto del secondo comma dell'articolo 3, e poi l'articolo 12 bis dello statuto, sempre del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dove facciamo riferimento al comma primo. Quindi è un combinato disposto che ci consente di addivenire all'individuazione della giurisdizione del collegio di garanzia dello sport del CONI. E infatti, ai sensi del disposto dell'articolo 54, primo comma, del codice di giustizia sportiva del CONI, il collegio, al di là delle funzioni consultive parimenti esercitate, perché qui apro una parentesi, il collegio ha anche delle funzioni di assistenza tecnica, ma noi non ce ne occupiamo naturalmente, noi parliamo stasera delle funzioni contenziose, può appunto essere adito e quindi giudica proprio come fa la Corte Suprema di Cassazione nell'ordinamento giuridico originario dello Stato, quindi giudica per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, in ordine alle decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dei singoli ordinamenti federali ed emesse dai relativi organi di giustizia. Quindi al collegio di garanzia dello sport si arriva dopo che tutti i gradi endofederali, quindi dopo che tutti i gradi all'interno della giustizia sportiva di una singola federazione siano stati esauriti. Non esiste, e questo è un aspetto importante che voglio sottolineare, il ricorso per saltum, che viene invece previsto all'interno, come sappiamo, dell'ordinamento giuridico originario, dello Stato, dove per violazione di norme di diritto e quindi per la sottoposizione di una questione di mera legittimità, si può appunto direttamente adire la Corte Suprema di Cassazione, per quanto poi il ricorso per saltum è diventato abbastanza desueto anche nell'ambito del contenzioso penale, però è un rimedio previsto nell'ambito dell'ordinamento giuridico originario dello Stato. Qui non è invece contemplato, per cui se per saltum si dovesse adire il collegio di garanzia, beh, quel ricorso risulterebbe inammissibile e quindi risulterebbe bocciato in rito con la peggiore, con la più afflittiva delle sanzioni rituali. Poi però c'è da evidenziare anche che esistono dei limiti sulla giurisdizione del collegio. Perché? Perché il collegio non può giudicare su questioni relative al doping. La giustizia sportiva, per quanto riguarda la materia del doping, ha un proprio organo radicamento presso il CONI, il Tribunale Nazionale Antidoping, e non può giudicare in ogni caso in relazione alle decisioni che potremmo allegoricamente definire come bagattellari, cioè
alle decisioni che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. E devo dire che questa è una limitazione abbastanza contestata dalla dottrina, perché la dottrina, anche in modo maggioritario, anche in modo autorevole, afferma che escludendo determinate sanzioni ritenute bagatellari, di fatto la giustizia sportiva per queste sanzioni si ferma ai gradi endoferali, non ha poi la possibilità di arrivare a esercitare il proprio ministero in modo esoferale, quindi in senso trasversale rispetto alle stesse federazioni. Mentre mi sembra abbastanza congrua e abbastanza logica l'esclusione della giurisdizione del collegio quanto alle sanzioni in materia di doping, perché è giusto che per questo tipo di materia, per questo comparto, il CONI stesso abbia una sua corsia ad hoc, che peraltro funziona molto bene. Il Tribunale Nazionale Antidoping è una realtà molto efficiente nell'ambito del nostro ordinamento giuridico. E non di meno il collegio, sempre ai sensi del codice di giustizia sportiva del CONI, qui incrociamo la disposizione di cui al comma terzo dell'articolo 54, può giudicare eventualmente nel merito delle controversie adesso devolute da altre singole disposizioni, per esempio del codice stesso, oppure degli statuti, dei regolamenti federali, in forza e sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il CONI. E questo è il caso dell'arbitrato per le controversie tra federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva. E in tali casi il giudizio può essere anche di merito e addirittura in unico grado. Però per il momento ci occupiamo del contenzioso in senso stretto, quello impugnatorio, quello cioè che arriva dalle singole federazioni sportive nazionali o che potrebbe arrivare anche dalle singole discipline sportive associate. Varrà la pena ricordare qual è la differenza tra i due corpi. La federazione sportiva è il corpo che rappresenta la disciplina sportiva olimpica ammessa, cioè nelle competizioni olimpiche. La disciplina sportiva associata rappresenta invece lo sport che non è stato ancora ammesso alle Olimpiadi, quindi non è uno sport olimpico. Ma poi parliamo di corpi che tendenzialmente hanno le stesse dinamiche, le stesse strutture. Quindi rimaniamo adesso sul contenzioso in senso stretto, che è quello impugnatorio. E anche oggi, come è mio costume, non voglio farci mancare la giurisprudenza. Devo dire che la giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha assunto nel corso degli ultimi anni una propria autorevolezza, una propria dignità. Addirittura adesso vengono pubblicate con una certa regolarità alcune raccolte di giurisprudenza di legittimità dello sport, e quindi sono raccolte che menzionano le pronunce del collegio, per cui possiamo andare a pescare con soddisfazione a mani basse nell'ambito di un cospicuo materiale giurisprudenziale. Ecco, sulla giurisdizione io ho così scelto appunto alcune pronunce che intanto fanno riferimento alla legittimazione attiva e passiva. Partiamo dalla legittimazione attiva. Sezione prima, 17 luglio del 2015, numero 26. L'accesso alla giustizia sportiva è riservato esclusivamente ai tesserati. Ed anche nel caso in cui il rapporto con le federazioni sia cessato medio tempore, quando parliamo di federazioni possiamo anche riferirci alle discipline sportive associate, venendo meno il compromesso che vincola
al rispetto della giurisdizione endofederale, chi non è più tesserato. Quindi io posso agire davanti al collegio di garanzia dello sport soltanto se nel momento in cui desidero investire quest'organo di legittimità di una questione di cui sia interessato, sia legato all'ordinamento giuridico dello sport. E qual è il legame di un soggetto all'ordinamento giuridico dello sport? Qual è il nesso che collega un soggetto, facendolo dire consociato evidentemente, all'ordinamento giuridico dello sport? Beh, il tesseramento. Poi le sezioni unite chioseranno sempre nel 2015 con decisione 39 del 3 settembre che le condizioni dell'azione addirittura devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere sino al momento della decisione. Quindi io mantengo legittimazione attiva soltanto se rimango tesserato per tutto il periodo in cui il collegio eserciti la propria giurisdizione, eserciti la propria attività. E qui la dottrina dice che c'è una particolare restrizione della legittimazione attiva al collegio di garanzia, proprio in forza di queste decisioni. In particolare in forza della decisione da ultimo citata, che è questa delle sezioni unite. Peraltro, e qui andiamo ancora una volta a rafforzare la similitudine che c'è tra Corte di Cassazione e Collegio di Garanzia dello Sport, va rilevato e va detto che le pronunce a sezioni unite hanno la stessa vis, la stessa forza. Per non parlare poi naturalmente dell'autorevolezza delle sezioni, delle pronunce a sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione nell'ordinamento giuridico originario dello Stato, diventano in un certo senso fonti del diritto, quindi incarnano vieppiù in modo molto vigoroso la funzione nomofilattica, funzione nomofilattica tipica anche dell'organo di cui stiamo parlando. Sulla legittimazione passiva, invece, devo dire l'indirizzo non è così restrittivo, nel senso che parto dall'ultima pronuncia che ho scelto della seconda sezione, 18 ottobre 2016, numero 49, laddove il collegio afferma che è sufficiente per essere sottoposti alla giustizia sportiva che il soggetto deferito fosse un tesserato al momento della commissione dei fatti addebitabili. Ora, perché questa differenza tra legittimazione attiva e legittimazione passiva? Beh, perché il collegio è un organo di legittimità. Perché l'ordinamento giuridico sportivo ha sempre rivendicato una decisa autonomia, quasi un'autosufficienza. Sappiamo che non può essere autosufficiente perché è un ordinamento derivativo, ma l'autonomia rivendicata dall'ordinamento sportivo ha rasentato addirittura l'autosufficienza talvolta. È molto orgogliosa la rivendicazione delle proprie prerogative da parte dell'ordinamento sportivo nei confronti dell'ordinamento originario dello Stato. E quindi l'ordinamento sportivo non perde occasione, anche nelle pronunce giurisprudenziali di legittimità, per dire che il sistema di creazione nomofilattica del diritto è proprio, non è, come dire, alimentato ad onde. Quindi, è meno restrittivo lo sguardo sulla legittimazione passiva, proprio per far sì che il collegio possa pronunciare, a prescindere dall'incisività concreta di una decisione, per creare una fonte. È lì il discorso. E si comprende ancora una volta perché abbiamo fatto quella similitudine tra Corte di Cassazione e collegio. E poi mi sembra rilevante anche la pronuncia della seconda sezione, sempre 23 febbraio 2015, numero 5, che
ovviamente ha la stessa ratio, lo stesso minimo comune denominatore, laddove dice le previsioni statutarie e regolamentari cui l'associato soggiace per l'effetto del tesseramento possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso. Beh, certo, ma gli effetti limitati stanno nella stessa struttura e nella stessa natura di una giustizia domestica che ovviamente non può fuoriuscire dal perimetro ordinamentale cui sia afferente. Questo quindi un po' il dato che io definisco fotografico, un po' l'identikit del palazzo nel quale stiamo entrando, dell'edificio. Lo dico anche con una certa carica metaforica, ovviamente, nel quale ci stiamo introducendo. Ma adesso iniziamo il procedimento vero e proprio. Sappiamo dove siamo. Abbiamo preso le misure, abbiamo parlato della giurisdizione. Ora vediamo di capire come funziona quel procedimento. E io ho voluto schematicamente, distinguere in fasi. È una mia licenza dottrinaria, me lo consentirete. Non troveremo mai all'interno del codice di giustizia sportiva una scansione così rigida, delle fasi, ma io l'ho voluta proporre, l'ho voluta a monte predisporre perché, beh, per una comodità di studio, di analisi, per una comodità di approccio. E d'altro canto noi giuristi siamo abituati, siamo in famiglia, siamo tra colleghi, evidentemente, a schematizzare e a rendere ovviamente tutti i discorsi che conduciamo all'interno di categorie. La fase introduttiva è la fase iniziale. Dobbiamo adire il collegio di garanzia. E allora che cosa facciamo? In particolare come agiamo? Beh, il procedimento. Siamo nell'ambito delle disposizioni degli articoli 58 e 59 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, viene instaurato entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della decisione da gravarsi. Mi fermo un attimo. Il dies a quo è rappresentato proprio dalla data in cui il comunicato ufficiale con cui viene diffusa la decisione di ultima istanza del giudice endofederale venga legalmente diffuso appunto erga omnes. Quindi è da quella data che decorre il termine assolutamente perentorio, quindi assolutamente inderogabile, per poter gravare la decisione. Sulla perentorietà del termine, l'indirizzo giurisprudenziale che si è andato affermando in questi termini è il medesimo che riguarda la perentorietà dei termini di adizione della Corte Suprema di Cassazione. È possibile astrattamente una rimessione in termini, ma sappiamo bene che la rimessione in termini deve derivare da un errore scusabile e quindi da una causa che veramente abbia precluso al soggetto interessato di rispettare il dies di proposizione. Sta diventando sempre più un discorso astratto, poi ovviamente con la diffusione della tecnologia, con la certezza della data che gli strumenti mediatici possono imprimere alla varietà dei comunicati da diffondersi, l'errore diventa sempre più inescusabile, però quella giurisprudenza sulla rimessione in termini esiste. Certo, occorre avere chiaro che l'indirizzo pragmatico, l'indirizzo poi tendenzialmente assunto, è molto rigido sul rispetto del termine. Quindi sono tantissime laddove il termine si violi le pronunce addirittura di irricevibilità, che è, come sappiamo, una particolare specificazione della categoria dell'inammissibilità.
l'atto introduttivo, il ricorso, che deve essere sottoscritto dal difensore. Questo che cosa significa? Significa che al cospetto del collegio di garanzia dello sport, sia obbligatoria la difesa tecnica, e quindi è necessario che il ricorso venga sottoscritto, da un avvocato, quindi da un soggetto abilitato al patrocinio, legale. Orbene, il ricorso deve essere trasmesso in copia dal ricorrente alla parte intimata. Chi è la parte intimata? La parte nei cui confronti esso sia rivolto, ancora meglio, la parte che riceva beneficio dal provvedimento impugnato medesimo, nonché alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio. E questo è un adempimento che viene affidato al ricorrente. La copia del ricorso poi viene parimenti inviata dalla segreteria del collegio, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, alla Federazione Sportiva Nazionale interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria, e alla Procura Generale dello Sport. Attenzione, non alla Procura Federale, alla Procura Generale. La Procura Federale, se vuole intervenire, si deve costituire, non ha una legittimazione automatica. E anche la Procura Generale ha facoltà di intervenire, di depositare memoria, ovvero di rassegnare delle conclusioni orali nel corso dell'udienza. Perché parliamo dell'udienza al singolare? Beh, perché tendenzialmente, qui è forte il principio di concentrazione, tutto si svolge in unica udienza, è raro il rinvio, a meno che ovviamente sussistano esigenze per cui esso debba essere disposto. Non è impossibile, non è preclusa la possibilità di chiedere un rinvio dell'udienza di discussione, però per il principio di concentrazione questo è molto raro. Sulle federazioni sportive nazionali, che a livello teorico, parliamo di un'ipotesi di scuola, non siano state già parti nei gradi di giudizio endofederali, siano state contumaci. Perché dico a livello di scuola? Perché tendenzialmente la federazione non va contumace, si costituisce sempre, ma ove questo dovesse avvenire, devono ritenersi a tutti gli effetti delle parti intimate, una sorta di fictio iuris, di finzione, per poter consentire a queste federazioni di partecipare in ogni caso. E al riguardo il Collegio di Garanzia si è espresso per ben 2 volte nel 2015 con la sentenza 26 del 17 luglio e con la sentenza 34 del 5 agosto, entrambe afferenti alla sezione prima. Vediamo qual è allora la struttura del ricorso e ci portiamo sull'articolo 58 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Il ricorso contiene gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti esso sia proposto, l'indicazione dell'atto della decisione impugnata, l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata, l'indicazione dei motivi, gli atti e i documenti rilevanti, le conclusioni e le istanze di cui previa riforma della decisione impugnata è domandato ovviamente l'accoglimento nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia endofederale, aggiungo a questo punto, che ha emesso la decisione impugnata, l'indicazione della procura al difensore. Non ci sono particolari formalismi per la procura, non ci sono particolari limitazioni per quanto riguarda, per esempio, la sottoscrizione digitale. Si può utilizzare tutto il repertorio normativo del codice dell'amministrazione digitale, il decreto legislativo 82 del 2005. D'altro canto, stiamo parlando di un ordinamento derivativo e quindi recepisce le regole basiche dell'ordinamento originario dello Stato. Non c'è preclusione, mi rivolgo a una platea in cui probabilmente sono presenti anche colleghi che come me svolgono il ruolo di giudici sportivi. Non c'è preclusione per l'avvocato giudice sportivo di una federazione. Ovviamente, per codice deontologico forense non può rappresentare il
proprio cliente, l'avvocato che sia giudice sportivo in un procedimento che vede coinvolta la federazione sportiva di afferenza. Io sono giudice sportivo di Federhockey, non potrei, sono applicato in questo momento al primo grado dell'area 5, che è l'area siciliana, ma non potrei mai andare a gravare una decisione della Corte d'Appello federale della mia federazione. Ma questo non perché me lo precluda l'ordinamento giuridico sportivo, ma perché ci sono ovviamente delle limitazioni condivisibili e giuste, per amor del cielo, che provengono dal nostro codice deontologico forense. Però nulla mi vieta di andare a patrocinare un soggetto tesserato per la Federazione Italiana Rugby, laddove io con la Federe Rugby, al di là di un rapporto di estremo rispetto e di estrema ammirazione, non ho dei legami formali. Poi al ricorso sono allegate anche due attestazioni: versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI, chiamano così il contributo unificato banalmente, e attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari al luogo contemplati. Attenzione, perché tutte queste disposizioni sono previste sotto pena di irricevibilità, species del genus di inammissibilità. Andiamo a vedere specularmente che cosa possono fare le parti nei cui confronti il procedimento sia stato instaurato e le altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giustizia, le parti intimate, tenendo sempre a mente che Fictio Iuris vuole che le federazioni siano considerate sempre e comunque delle parti intimate. Bene, possono decidere di condurre una sorta di difesa meramente conservativa della pronuncia precedente, quindi presentare memorie difensive da trasmettere alle altre rispettive controparti sotto pena di inammissibilità nel termine di 10 giorni dal ricevimento del ricorso introduttivo. E qui apro una parentesi: che vuol dire che la memoria è inammissibile? Beh, vuol dire che di quel contenuto il giudice non potrà tener conto ai fini della decisione. Forse avremmo potuto utilizzare un termine più proprio del procedimento penale, inutilizzabilità, perché di fatto sono memorie inutilizzabili. Oppure queste altre parti possono decidere di fare una difesa modificativa, manipolativa, e quindi dar vita a un'impugnativa incidentale, quindi impugnare la decisione gravata a propria volta per ottenere un pronunciamento di riforma, ma ovviamente su basi diverse da quelle che sottendono le richieste del ricorrente, e ovviamente devono farlo non oltre la data della prima udienza di discussione, sempre sotto pena di inammissibilità. In questo caso, inammissibilità è un termine corretto, perché diventa inammissibile l'impugnativa incidentale, evidentemente. E allora vediamo che cosa deve contenere la memoria difensiva. Però qui potrei anche tranquillamente glissare, perché cambia sicuramente l'articolo di riferimento, il 60 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, però siamo esattamente nello stesso alveo argomentativo che abbiamo visto per quanto riguarda il ricorso. Perché? Perché tendenzialmente la memoria difensiva è un atto uguale e contrario al ricorso. Contiene gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore, e quindi evidentemente anche le parti diverse dal ricorrente devono avere la difesa tecnica obbligatoria, l'indicazione della procura al difensore e le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché tutte quelle conclusioni, tutte quelle istanze di cui nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domandi l'accoglimento. Idem dicasi per quanto riguarda le allegazioni, perché alla memoria sono allegate l'attestazione di versamento del contributo, del loro contributo unificato, diciamo così, e così abbreviamo e ci capiamo, e l'attestazione ovviamente dell'invio al ricorrente. Allora, andiamo a quella che io, sempre in virtù di questa sorta di licenza dottrinaria, ma per comodità di approccio mi sono
arrogato la competenza di definire come fase istruttoria, e cioè come la fase in cui si raccolgono i mezzi di prova, appunto si istruisce la procedura. Laddove nell'ambito della fase istruttoria andiamo subito a incrociare il disposto dell'articolo 61 del codice di giustizia sportiva del CONI. E che cosa vediamo? Vediamo la particolarità, a parte la tendenziale concentrazione in unica udienza, salvo ovviamente la necessità di chiedere dei rinvii, ma questo se risulta strettamente necessario, perché diversamente anche i membri dell'organo giudicante invitano sempre a concentrare tutte le difese in un'unica udienza. Diciamo che le decisioni sono adottate in camera di consiglio, quindi quando si passerà poi alla fase decisoria si andrà all'interno della camera di consiglio, ma l'udienza è pubblica, quindi chi vuole può, naturalmente facendo domanda alla segreteria del collegio, assistere. Poi, se sono udienze di particolare rilevanza, normalmente il CONI le trasmette sul proprio sistema di trasmissione a circuito chiuso, e quindi si può assistere magari in un'altra stanza, soprattutto se appunto desta l'interesse dei giornalisti, desta l'interesse anche di particolari elementi delle federazioni, di particolari esponenti delle federazioni. Però il presidente del collegio può, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire anche che l'udienza si svolga a porte chiuse, e quindi che ci sia anche, per quanto riguarda la discussione, una camera di consiglio limitata alle parti, ai rispettivi difensori e ad eventuali consulenti. Che cosa succede nell'udienza? Beh, nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello Sport possono illustrare le rispettive conclusioni. Ripeto, sto parlando della Procura Generale dello Sport, non della Procura Federale, perché la singola procura federale, per poter partecipare, deve essere intervenuta. Diversamente non avrà un accesso automatico, come invece succede per quanto riguarda la procura generale dello sport. E infatti, a riprova di ciò, e salvo quanto abbiamo detto già per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali, con pronuncia 35 resa a sezioni unite a di 10 agosto 2015, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto del tutto inammissibile l'intervento di soggetti che non fossero aborigine coinvolti nel contenzioso. Devo anche confessarvi, e questo un po' è un nervo scoperto che la dottrina maggioritaria ha sempre sottolineato e ha sempre rilevato, che le disposizioni del codice di giustizia sportiva in materia di fase istruttoria di questo contenzioso sono abbastanza scarne, abbastanza poco approfondite. Non ci sono delle limitazioni di sorta. Quindi, al riguardo, la dottrina e anche la stessa giurisprudenza, d'altro canto, hanno costruito delle autostrade interpretative. In particolar modo, non essendo previste delle limitazioni di sorta, è dato affermare ed argomentare che le prove documentali articolabili nel giudizio innanzi il collegio di garanzia possano essere nuove rispetto a quelle articolate nei gradi endofederali di giustizia. Devo dire, a me capitò di andare a presentare da difensore, naturalmente
non era coinvolta la Federazione Italiana Hockey, di cui sono giudice sportivo territoriale, dei documenti che non avevo prodotto nei gradi endofederali precedenti, ma non li avevo prodotti non perché ne fossi impossibilitato, perché avevo ritenuto di non produrli e poi invece avevo deciso di cambiare strategia. Beh, al riguardo non ho avuto da parte del collegio delle obiezioni, né tantomeno da parte della Procura Generale dello Sport. Quindi il divieto di nuove prove, il divieto di nuova che esiste di fatto nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo tributario, nel processo contabile dell'ordinamento giuridico originario dello Stato, poi non si riverbera all'interno del contenzioso innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Ovviamente fin quando non si deciderà di mettere mano, eventualmente, non sappiamo se questo avvenga, al codice di giustizia andando a circoscrivere meglio la fase istruttoria. Però al momento questo sembra lo stato dell'arte. Mentre sembra preclusa l'ammissibilità delle prove di natura testimoniale. Questo perché ci sono state molte pronunce, che hanno fatto riferimento alla natura del contenzioso di cui stiamo discettando, come procedimento impugnatorio. Ed essendo un procedimento impugnatorio, è un procedimento documentale, dove il testimonio non trova spazio, dove il testimonio chiaramente è escluso in nuce, per cui su questo però l'indirizzo sembra anche abbastanza condivisibile, non ci sono, a mio modo di vedere, delle controargomentazioni da poter addurre. Quindi tendenzialmente siamo andati un po' indietro, qui come vedete ci riportiamo all'articolo 56 del codice di giustizia sportiva del CONI. Dopo la conclusione della fase istruttoria, il presidente della sezione giudicante può proporre al presidente del collegio che la causa venga rimessa, per quanto riguarda la decisione, alle sezioni unite, ove siano stati rilevati profili di principio e di interesse che abbiano una notevole estensione e siano appunto sottesi al contenzioso. La rimessione alle sezioni unite non è frequentissima, non è rara, nel senso che c'è un equilibrio, c'è un esame molto rigoroso per poter capire da parte appunto del presidente del collegio se vi siano gli estremi per poter interessare le sezioni unite. E addirittura viene data al presidente del collegio la possibilità fin dall'inizio del contenzioso di rimettere motu proprio la controversia alle sezioni unite. E in questo caso la controversia inizia tutta davanti alle sezioni unite. Banalmente, chi sono i componenti, i presidenti dei vari collegi, i presidenti delle varie sezioni, e la presidenza in senso stretto viene assunta dal primo presidente. E passiamo allora alla fase decisoria, la fase in cui viene per l'appunto assunto un provvedimento da parte del collegio di garanzia. Articolo 62 del codice di giustizia sportiva del CONI. Che può fare il collegio di garanzia? Può statuire l'inammissibilità, anche sotto forma di ricevibilità dell'azione proposta al suo cospetto, oppure può decidere nel merito se non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale, e indicando al procuratore generale
dello sport fatti o circostanze, questo per quanto riguarda ovviamente il supplemento di istruttoria, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione connessi naturalmente con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio e comunque abbiano una certa rilevanza. Quindi abbiamo detto. Quali sono le ipotesi? Statuizione dell'inammissibilità, decisione nel merito, oppure supplemento, di istruttoria, oppure appunto, ulteriore rimessione, regressione del procedimento in fase istruttoria. Ma poi c'è anche un'altra possibilità. Il collegio di garanzia può decidere nel merito, e questo succede di frequente, rinviando la controversia al giudice sportivo in senso ampio endofederale, il giudice sportivo di ultima istanza della singola federazione da cui sia promanata la decisione impugnata, enunciando specificamente il principio al quale costui, quindi il giudice di rinvio, dovrà uniformarsi. E questo il collegio di garanzia può farlo sempre e comunque. Il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di 60 giorni, come prevede l'articolo 38 del codice di giustizia sportiva del CONI, e decorre dalla data in cui gli atti del procedimento vengano restituiti dal collegio di garanzia al giudice endofederale competente. Prendo questi pochi istanti che mi restano proprio per dedicarmi a quella chicca, a quel quid pluris di cui vi parlavo. L'arbitrato per le controversie che riguardino federazioni sportive e o discipline sportive associate o enti di promozione sportiva. Delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate abbiamo già parlato. Quali sono gli enti di promozione sportiva? Sono gli enti che si occupano di promuovere la cultura dello sport, di sensibilizzare quindi la popolazione allo sport. Orbene, questo arbitrato è stato previsto molto di recente con deliberazione del Consiglio nazionale del CONI numero 1622 del 2018. È un arbitrato irrituale, quindi regolamentato ovviamente non già dalla legge, ma da altra fonte normativa accettata dalle parti della controversia e ha un carattere equitativo perché tende a una decisione compositiva della lite che quindi implichi il raggiungimento di un accordo tra le parti, anziché una decisione meramente aggiudicativa in ragione della soccombenza determinata dalla rigida applicazione di principi giuridici. Vediamo perché, vediamo come funziona. Le controversie sono decise in modo collegiale o eccezionalmente su espressa e unanime indicazione delle parti in modo unilaterale, però tendenzialmente siamo al cospetto di una decisione collegiale. Gli arbitri che formano il collegio sono tre, uno per parte, il terzo presidente che viene prescelto dagli arbitri di parte, sono tutti tratti dall'elenco dei componenti il collegio di garanzia. Nell'arbitrato collegiale, quello che tendenzialmente viene adottato, se la parte istante o la parte intimata è quella chiamata o entrambe, non dovessero designare gli arbitri di rispettiva competenza, all'uopo provvede il presidente del collegio dopo aver assegnato alla parte inadempiente o alle parti inadempienti il termine di decadenza di 3 giorni per provvedere alla designazione non effettuata entro i successivi 3 giorni. Se gli arbitri delle parti non propongono il presidente dell'organo arbitrale, li provvede il presidente del collegio entro 6 giorni dall'ultima designazione. La parte che intenda promuovere l'arbitrato deve essere difesa da un avvocato, quindi deve presentare al collegio di garanzia mezzo posta elettronica certificata entro il termine perentorio, quindi anche questo stabilito sotto pena di inammissibilità 20 giorni dalla violazione contestata, di un'istanza scritta che è soggetta a libertà di forme, ma che deve menzionare sicuramente l'articolazione
dei mezzi istruttori eventualmente prescelti, ovviamente le tesi difensive, e designare nominativamente anche l'arbitro prescelto. All'arbitrato monocratico la determinazione del CONI non si dedica, quindi questo è un arbitrato che nasce tendenzialmente collegiale. Certo, la dottrina dice, pur in assenza di specifiche disposizioni, è ragionevole reputare che l'istanza debba essere congiunta ad opera di tutte le parti in lite. Allora, nei 10 giorni successivi al ricevimento della domanda di arbitrato, la parte intimata si difende, deve quindi far pervenire alla segreteria del collegio e alla parte istante una memoria difensiva, anche questa speculare all'istanza eccessiva, come la memoria difensiva della parte intimata nel procedimento contenzioso, eppure contenente la nomina dell'arbitro designato. E anche qui c'è una sorta di possibilità di domanda incidentale, tra virgolette, conclusione incidentale, perché la memoria può contenere a propria volta anche una domanda che la stessa parte intimata voglia rivolgere al collegio. Anche qui nulla si dice per quanto riguarda l'arbitrato monocratico. È ragionevole reputare che non sia prevista la possibilità di depositare un'ulteriore memoria difensiva perché l'istanza iniziale è congiunta. Andiamo nel vivo dell'arbitrato. Prima udienza, si procede al tentativo di conciliazione, che viene esperito senza particolari formalità. Se la conciliazione viene raggiunta, si dà atto della conclusione dell'accordo nel verbale della seduta, oppure anche in un separato documento allegato al verbale medesimo, entrambi sottoscritti dalle parti e dall'organo arbitrale. Addirittura, se l'istanza arbitrale è fondata su più domande e la conciliazione dovesse riuscire soltanto per alcune di esse, il giudizio arbitrale prosegue per le controversie che non sono state conciliate, quelle relative, meglio, alle domande non conciliate. Si considera esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione quando, senza giustificato motivo, una o ambo le parti non siano comparse all'udienza, anche qui principio di concentrazione, tendenzialmente unica udienza, e comunque in ogni momento della procedura, se ne ravvisa l'opportunità, l'organo arbitrale può rinnovare il tentativo di conciliazione. Questo è un arbitrato che può essere tendenzialmente documentale, però se ritenga necessaria l'istruttoria, l'organo arbitrale dispone in ufficio nella stessa prima udienza i mezzi istruttori rilevanti o si riserva di provvedere con apposita ordinanza e addirittura può essere disposta anche una consulenza tecnica d'ufficio. In questo caso le parti poi possono nominare un proprio consulente. Se nessun tentativo di conciliazione dovesse riuscire e quando la causa viene ritenuta matura per la decisione, l'organo arbitrale fissa nel termine più breve possibile l'udienza, ecco, la discussione. E qui le parti possono svolgere le proprie difese. Se la natura della controversia lo richiede, l'organo arbitrale può anche concedere dei termini per lo scambio di eventuali memorie difensive. All'esito dell'udienza, quindi, l'organo arbitrale si riunisce in camera di consiglio e va ad emettere il dispositivo della decisione, è un lodo arbitrale, lo emette immediatamente, provvedendo a dare poi comunicazione alle parti della pubblicazione della motivazione nei successivi 15 giorni. Ma le parti possono comunque prorogare i termini di conclusione che ammontano a 60 giorni dalla data di costituzione dell'organo arbitrale e vanno a coincidere, vanno a come dire, realizzarsi con la data di deposito del lodo presso la segreteria.
Nel lodo definitivo, che non è impugnabile, l'organo arbitrale indica, secondo il principio di soccombenza, quali siano le parti tenute al pagamento delle spese del procedimento, delle spese di difesa che vengono liquidate dall'organo arbitrale e dei diritti amministrativi, stabilendo anche in quale proporzione i predetti importi debbano essere ripartiti fra le parti stesse. Lodo definitivo non impugnabile, beh, certo, però si potrebbe anche fare una osservazione particolare e dire impugnabile per i vizi formali tipici del lodo arbitrale, secondo quanto stabilisce il codice di procedura civile. E in questo arbitrato possono anche essere richieste all'organo arbitrale delle misure cautelari quando sussista un pericolo di danno grave ed irreparabile e a un sommario esame sia possibile pronosticare una ragionevole previsione dell'esito favorevole della lite. Quindi la misura cautelare si regge sempre sui binari, naturalmente, del fumus boni iuris, del periculum in mora e poi della strumentalità. Allora, ci chiede, ci sono regole particolari per ammettere ed eseguire consulenza tecnica d'ufficio e di parte innanzi il collegio di garanzia dello sport del CONI? Il consulente va sentito anche oralmente in contraddittorio con la difesa avversa? Allora, facciamo una considerazione a monte e poi possiamo rispondere perché questa è una bellissima domanda. Siamo al cospetto di un procedimento, parliamo evidentemente di un procedimento contenzioso, perché nell'arbitrato invece di cui ci siamo occupati abbiamo visto che espressamente la consulenza tecnica è ammessa. Allora facciamo un discorso relativo al procedimento contenzioso quasi introduttivo, brevemente introduttivo. È un processo impugnatorio, abbiamo detto, non è un processo cognitivo, è un processo amministrativo a trazione civilistica, utilizzo una definizione che molto felicemente è stata argomentata in dottrina. Quindi c'è una certa timidezza, fatemi utilizzare questo termine, una certa ritrosia ad ammettere un consulente tecnico d'ufficio nella misura in cui il consulente correrebbe il rischio di sovrapporsi alla decisione dei componenti dell'organo giudiziario. Ci sono già loro. Questo però non vuol dire che la consulenza tecnica d'ufficio sia esclusa. Anzi, talvolta, soprattutto quando è stata necessaria l'analisi di normative in materia fiscale, per esempio, la consulenza tecnica d'ufficio è stata, tra virgolette, ammessa. Naturalmente, cosa succede? Siccome, e quindi lascio il discorso introduttivo per arrivare più a valle. Siccome non ci sono regole precise all'interno del codice di giustizia sportiva, poi per disciplinare la consulenza tecnica stessa, quasi fosse un oggetto alieno per i compilatori del codice stesso, si seguono le stesse regole previste dal codice di procedura civile per i processi civili al cospetto degli organi giurisdizionali dello Stato. Quindi, certamente nomina del consulente di parte, accertamenti eventualmente peritali svolti sempre con il coinvolgimento dei consulenti di parte, ove nominati, chiaramente. Quando viene risposta consulenza tecnica d'ufficio, è quasi scontato che venga nominato il consulente di parte, audizione in contraddittorio con la difesa. Perché? Perché si applicano tutte le regole previste dal codice di procedura civile. Faccio una battuta, ecco, dico probabilmente quando è stato scritto il codice di giustizia sportiva del CONI. Ed è stato fatto notare che non c'era,
la parte specificamente relativa alla consulenza tecnica d'ufficio. Immagino che chi lo stava scrivendo avrà liquidato l'ipotetico obiettore, sto un po' fantasticando, dicendo: ma va là, ma è un procedimento impugnatorio, cosa mettiamo la consulenza tecnica d'ufficio? No, la mettiamo, perché poi anche del procedimento impugnatorio molto limitatamente esiste. Al cospetto del giudice amministrativo e del giudice tributario, con tutte le timidezze, le ritrosie, insomma, i freni a mano tirati del caso, c'è la consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, ovviamente, venendo a mancare una disciplina specifica, se viene ammessa, poi le regole sono quelle che il collega, la collega che interveniva, che ringrazio per la domanda, esponeva. Mutuandole proprio dal procedimento civile, dal processo civile, al cospetto dell'organo di giustizia dello Stato. Grazie per la domanda. Grazie Mario. È arrivata ora un'altra domanda in cui ci viene chiesto se gli arbitri sono magistrati, avvocati oppure sportivi. Allora, il sistema di reclutamento del collegio di garanzia prevede fondamentalmente due binari, che poi sono gli stessi binari su cui si muove il reclutamento della giustizia sportiva, chiaramente endo federale, anche se poi sulla giustizia sportiva endo federale ci possono essere più requisiti di accesso, soprattutto, almeno teoricamente parlando, rispetto ai gradi più basici. Però diciamo che si richiede uno status di professionista del diritto, quindi magistrati amministrativi, magistrati ordinari, avvocati patrocinanti al cospetto delle giurisdizioni superiori, è uno status di conoscenza anche del diritto sportivo. Per andare poi a rispondere concretamente al di là della teoria, chi sono i soggetti coinvolti nel collegio degli ordini giudiziari. Tendenzialmente magistrati amministrativi, direi un 70-75%, qualche docente universitario, qualche avvocato patrocinante al cospetto delle giurisdizioni superiori. Grazie. Mi sembra non ci siano domande, altre domande al momento. Ricordo ai partecipanti che comunque rimaniamo connessi ancora un paio di minuti, giusto per i saluti, per ricordarvi appunto gli appuntamenti previsti per l'anno prossimo, per gennaio, i prossimi appuntamenti per Ascari Academy. Quindi se avete delle domande o dei dubbi, vi invito appunto a scrivermi in questo momento in chat, così questi quesiti vengono fatti in diretta al relatore in questo momento. In caso contrario, comunque come soluzione alternativa, vi ricordo che potete sempre scriverci un'email all'indirizzo info@ascheri.academy, quindi tutte le email che riceveremo relative appunto al webinar di questa sera, saranno poi inoltrate al relatore, così potrà poi in quel caso rispondervi lui personalmente. Però vi invito, se avete delle domande o comunque dei dubbi in questo momento, di scrivermi subito in chat. Mario, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, è stato un piacere. Sempre un piacere. Grazie. E ringrazio ovviamente anche i partecipanti, tutti coloro che hanno seguito questo webinar. Io vi auguro una buona serata e soprattutto vi faccio auguri di buon Natale e un felice anno nuovo da Ascari Academy e vi aspetto poi numerosi a gennaio per i prossimi webinar. Grazie e buona serata a tutti. Tanti auguri, buon 2022 e buon Natale. Altrettanto, grazie, buone feste.